Business School, buongiorno, io sono Alex, oggi vi parlo del primo step. Se avete visto il nostro video introduttivo sui 5 steps, sapete che oggi cominciamo e parliamo di qualcosa che sta accadendo ora, in questo momento. Questo è un video introduttivo semplicemente per spiegarvi che cosa faremo in questa prima parte del corso che avete acquistato online. In questa fase vedremo il verbo essere. Quindi I am, you are, he, she, it is, we are, you are, and they are. Lo vedremo chiaramente nel dettaglio in tutte le sue forme affermativa, negativa e interrogativa. E poi passeremo alla struttura principe di questo primo step che si chiama Present Continuous. Il nome è un pochino difficile, ma serve semplicemente a dare un'etichetta a questa struttura che ci servirà. È una struttura importantissima perché ci accompagna alla scoperta di come si può tradurre in inglese un'azione che sta accadendo in questo momento, tipo io sto parlando con voi, i bambini stanno giocando, lui non sta lavorando, o anche per chiedere a qualcuno che cosa stai facendo, dove stai andando, a cosa stai pensando. Ecco, quindi questo sarà il tema centrale del primo step e in piccole lezioni, in piccoli video da 5 minuti con gli esercizi di progresso, vedrete che riuscirete al termine di questo argomento a tradurre qualcosa che sta accadendo in questo momento. Quindi seguite tutti i video, fate gli esercizi di progresso, se avete qualsiasi domanda sapete che l'Event School è sempre a disposizione tramite il nostro sito internet, il nostro numero di telefono, WhatsApp o anche via email. Quindi buono studio e a presto da Alex.